Radice pura è un grande contenitore, ci piace sempre descrivere in questo modo, che contiene soprattutto la passione per un lavoro che ormai facciamo come famiglia Faro da più di 50 anni, che è quello appunto della botanica e della cultura dell'arte del paesaggio. È un parco botanico di 5 ettari che prima era un'azienda agricola vivaistica, poi all'interno di questo parco abbiamo un bellissimo palazzo e abbiamo pensato di dare la sede proprio della nostra fondazione, non a caso che prende il nome appunto dallo stesso parco, la fondazione Radice Pura. All'interno di questo parco di 5 ettari cosa abbiamo fatto? Abbiamo installato la collezione botanica frutto dei 50 anni di attività e di ricerca in tutti gli angoli del mondo e che ha trovato qui a Giarra, Radice Pura, ma soprattutto in Sicilia, grazie alla biodiversità siciliana, una grandissima location. Perché io mi piace sempre ricordare che la Sicilia è come un continente all'interno del quale hanno messo radice piante che arrivano da tutto il mondo. E credo che in Sicilia abbiamo un primato fra tanti, che è quello di avere la più grande biodiversità forse europea. Solo poche altre regioni in Europa possono vantare una così grande biodiversità, e forse la Sicilia è la prima. All'interno di questo parco, ovviamente, oltre a mettere la nostra collezione, ci siamo ispirati per poter attivare delle iniziative che possano diffondere non solo la cultura botanica, ma anche la cultura del paesaggismo in ambiente mediterraneo, cosa che solitamente invece non è così spiccatamente sviluppata e devo dire neanche in Italia. Quindi dalla Sicilia vogliamo partire per un rilancio del paesaggio e della cultura del paesaggio mediterraneo. Quindi il turista, il siciliano, paga un biglietto, viene qui e che cosa vede? La passione di chi ha la passione ovviamente per la botanica e il paesaggio a Radice Pura può trovare sicuramente grande soddisfazione. Intanto appunto ammirare le collezioni botaniche, arrivano appunto le essenze di tutto il mondo come detto, ma soprattutto in maniera biennale anche la manifestazione più importante che noi portiamo avanti con grande sacrificio, che è la Biennale del Paesaggio Mediterraneo, appunto il Radice Pura Garden Festival. È un festival internazionale del paesaggismo mediterraneo rivolto ai giovani paesaggisti e si svolge ogni 2 anni. Quest'anno, appunto, anche in un anno così complicato come quello appunto che stiamo vivendo e abbiamo appunto, e ci auguriamo ormai ci siamo messi alle spalle, abbiamo avuto la forza e il coraggio di fare la terza edizione Radice Pura Garden Festival. In cosa consiste? Sono circa 15 installazioni botaniche frutto di un concorso internazionale di idee rivolto a giovani paesaggisti che hanno mandato dei progetti. Il tema dell'edizione di quest'anno, il 2021, è quella Which Garden for the Future, che non a caso si sposa benissimo appunto con il periodo che stiamo vivendo. Quale giardino per il futuro? Interpretare i giardini non in chiave semplicemente edonistica, quindi estetica, ma dare un messaggio diverso al giardino. Il giardino è un luogo dove vivere, dove passare il tempo, dove ritrovarsi e dove soprattutto ritrovare anche attimi di salute. E mai come in questo periodo questo è stato necessario. Quindi questi giovani paesaggisti hanno mandato i progetti, noi con grande savoir-faire li abbiamo installati e quindi c'è questa mostra di giardini stabili che dura appunto 6 mesi, da qui fino ad arrivare a dicembre, che i turisti possono venire, i turisti e anche ovviamente i cittadini siciliani e italiani. È quindi una visita che dura più di 1 ora e mezza, all'interno della quale vedere appunto visitare questi giardini che ci danno una nuova visione per il giardino del futuro. Lei ha accennato che la sua famiglia da oltre 50 anni lavora in questo settore. E che cosa fa oltre a Radice Pura nel campo botanico e agricolo? Noi siamo una famiglia intanto che ha come background quello dell'agricoltura, quindi noi siamo veramente, ci piace sempre descriverci come degli agricoltori. E noi cerchiamo di trarre alla fine da imprenditori agricoli quello che di meglio ci può dare la nostra terra, che è una terra ricchissima da questo punto di vista, non solo la biodiversità legata appunto alla botanica, ma tutto, si può fare tutto, la nostra Esempi, è una cosa terra fate? ricca. Noi facciamo da 50 anni vivaismo, quindi produciamo Vivaismo piante. di che tipo di Noi piante? produciamo piante mediterranee che abbiamo la fortuna e con grande sacrificio di esportare in tutta Europa, in più di 60 paesi, anche oltre i confini europei. Quindi diciamo che le radici made in Sicily, le piante made in Sicily mettono radici in più di 60 paesi in tutto il mondo. Quest'anno ci pregiamo di aver fornito per esempio le piante al giardino di Aqaba di Rania di Giordania, di Abdullah, suo marito. Mi ha mandato piante anche in Arabia Saudita, appunto anche nei giardini prestigiosi, ma poi
noi serviamo i garden center francesi e tedeschi, e questo è chiaramente è il business che amiamo tanto e la passione che ci spinge poi ad allargarci ad altro. I più grandi d'Europa, ho sentito. Dalla Sicilia, chiaramente abbiamo, essendo in Sicilia, con un clima mediterraneo, sicuramente abbiamo un grandissimo vantaggio rispetto a tutto il resto d'Europa, quindi l'essere un po' al sud in questo caso per noi è un vantaggio, non è uno svantaggio, anche se c'è chiaramente il rovescio della medaglia, ma per noi è un grande vantaggio produrre a queste latitudini le piante mediterranee che ci consentono di essere leader europei. Dopodiché, amando l'agricoltura e amando il nostro mestiere, ci siamo un po', come so dire, allargati. In tempi anche di crisi economica ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo valutato altre possibilità di business. Siamo partiti appunto quello del turismo, come qui a Radice Pura, che appunto è un parco turistico a sfondo botanico, e nel frattempo non ci siamo limitati a questo. A Radice Pura si organizzano all'interno della nostra sera dei congressi che fanno arrivare persone da tutto il mondo per parlare di svariati temi, quindi dall'incentive all'education e via dicendo.